Proseguiamo ancora con il discorso su Bigfoot, sempre gatta permettendo, perché c'è la mia gatta Amelia che stasera rompe molto le scatole, vero Amelia? Ecco, e quindi adesso è sopra di me sul mio letto castello, adesso vediamo cosa combinerà, accidenti, forse mi casca addosso. Allora, ero rimasto alla questione delle voci registrate, no? C'è stato qualcuno che nella notte, non so come né perché, è riuscito a registrare una conversazione fra due Big Feet. Allora, le voci chiaramente non appaiono umane, no? Perlomeno se si tratta di un falso, sembra un falso molto ben articolato, molto ben strutturato, perché le voci sono veramente molto strane. Si sente una voce più profonda, maschile, e una voce più acuta, non si sa se femminile o magari di un bambino, potrebbe essere la conversazione fra padre e figlio, come potrebbe essere la conversazione fra marito e moglie, forse. Il tono della voce profonda è anche abbastanza rauco, sembra quasi arrabbiato. Mentre l'altra voce sembra quasi supplichevole. Chissà cosa si stavano dicendo, comunque ci sono stati dei linguisti che hanno voluto provare a cercare di capire che cosa stessero dicendo, cioè se quello che dicevano poteva avere qualche somiglianza con qualche linguaggio sconosciuto. Adesso io quello che dico lo riferisco in base a quello che ho letto in inglese, senza poter dire se sia vera una cosa del genere o meno. La cosa suona abbastanza sconcertante. Il linguista in questione dice di aver capito che parlavano una lingua mescolata, una sorta di mescolanza fra dialetto locale degli americani nativi, mescolate con parole in inglese e spagnolo, cioè praticamente una mescolanza di linguaggi umani parlati in Nord America, perché anche lo spagnolo è diffuso ormai nell'America del Nord, non solo l'inglese, insomma ci sono tante persone che parlano spagnolo. E in ogni caso, per esempio, la California una volta era una colonia spagnola. Come ho detto, è una cosa che prendetela come un'informazione. Io non posso stabilire quanto attendibili siano risultati di questo tipo. Oltre a questo, ci sono diverse altre testimonianze di linguaggi parlati dai Big Feet. Ci fu un caso in Alaska in cui un pioniere che si era appisolato in una zona di cespugli, improvvisamente si sveglia perché sente delle voci che parlano in un dialetto indiano, dialetto nativo. Immagina che ci siano degli indiani là accanto, no? E dite, ma
dietro il cespuglio e invece trova una femmina di Bigfoot, una donna Bigfoot, con il suo bambino, che stavano parlando assieme, stava parlando al suo bambino, gli stava dando da mangiare delle bacche, credo. Ecco. Non è un caso raro quello appunto di vedere appunto non solo maschi adulti individuali, no? Cioè solitari in molti casi, ma anche di vedere magari femmine di Bigfoot accompagnate da un piccolo, da un bambino. E comunque anche questo sembrerebbe far pensare appunto che parlano linguaggi appresi da noi, ecco, o che magari parlano un linguaggio che è una mescolanza fra loro e linguaggi di provenienza sapiens, diciamo. Allora, dunque questo fatto comunque comproverebbe il fatto che si tratta appunto di una specie umana parallela alla nostra, quindi si tratta di esseri umani, ecco, anche se di un'altra specie. E questo poi naturalmente implica un sacco di problemi etici, in quanto appunto non si tratta di animali, ma di persone. Si tratta di una etnia sconosciuta, di una popolazione che si troverebbe in Nord America e che quindi è per legge, in base alla Dichiarazione dei diritti umani, cioè ha degli specifici diritti, no? E questo comporterebbe senz'altro un sacco di problemi. Stati Uniti, al Canada e poi probabilmente anche all'intera umanità. E qualcuno ha immaginato che proprio per questo motivo il governo degli Stati Uniti e altri governi preferirebbero tenere nascosta, diciamo, fare in modo che non se ne parli, no? Che non si trapeli. Cioè sarebbero al corrente dell'esistenza di queste creature perché avendo un certo controllo sul proprio dovendo avere il controllo sul proprio territorio, in qualche modo avrebbero avuto modo di constatare l'esistenza di queste creature, però farebbero finta che non ci sono perché fin tanto che non ci sono certezze al riguardo è molto più comodo rimanere così. Ho sentito inoltre, ma anche questa prendetela cum grano salis, una cosa che ho letto, adesso però non riguardo il Bigfoot, ma riguardo in un forum si parlava dei cosmitici regni sotterranei, che negli Stati Uniti per visitare una grotta bisogna chiedere un permesso speciale, pensate, all'FBI. Cioè non si è liberi di visitare le grotte così come se niente fosse. Certamente se è vera sta cosa ci possono essere svariatissimi motivi. Cioè il fatto che gli Stati Uniti sono un paese molto grande dove è facile nascondersi ed è facile nascondere le cose, no? Pensate nel deserto, se io ammazzo uno, porto il cadavere nel deserto, lo seppellisco là, chi lo trova più? Cioè, ma anche se, non so, rubo dei lingotti d'oro, li nascondo nel deserto, chi li trova più? Cioè, è quindi fin dei conti abbastanza comprensibile se è vera questa storia che le grotte siano off limits perché appunto in un paese così grande e dove di grotte ce ne sono parecchie insomma da quel che
mi sembra di aver capito, si possono facilmente nascondere le cose dentro le caverne, quindi è naturale che bisogna avvertire la polizia in qualche modo se si visitano questi luoghi. Poi tra l'altro probabilmente ci sono anche delle basi segrete, postazioni segrete, installazioni, insomma, quindi non è detto che sia perché nelle grotte ci sono delle cose o delle creature che si preferisce non andare a disturbare per non creare problemi. Però, insomma, può essere un indizio. Allora, proseguendo poi nel vasto mare di avvistamenti, di dicerie e quant'altro mai, io posso raccontare adesso molte stranissime storie riguardo il Bigfoot. Non le potrò raccontare tutte, però racconterò un certo numero di storie perché vale la pena sentirle, ecco. Per esempio, c'è anche un altro filmato, oltre a quello di Petty, che è molto interessante, perché la creatura o le creature, perché erano due, si vedono in lontananza, però fanno una cosa che è molto strana, no? E quindi anche se si trattava di persone normali, non si capisce perché l'abbiano fatto. Cioè, sempre in California, da quel che mi sembra di ricordare, su una collina che era in parte coperta dal bosco, in parte coperta di prati ed erba, è stato filmato il passaggio di due figure. Nel senso che si capiva che era una persona adulta e un bambino. E la persona adulta con il bambino accanto, nel momento in cui esce dal bosco, cosa fa? Si mette il bambino sulle spalle e siccome deve attraversare un lungo tratto di erba, fino all'altro lato del bosco, no? Fino a dove ricomincia il bosco, no? E deve attraversare praticamente tutto il fianco della collina. Cosa fa? Dopo essersi caricato il bambino, subito dopo essere uscito dal bosco, si mette a correre all'impazzata attraverso tutto il prato con una velocità incredibile, fino a quando arriva appunto agli alberi e solo in quel momento si toglie il bambino dalle spalle e rientra nel bosco con il bambino al fianco. Cioè questo è il comportamento di una persona che, trovandosi costretta a trovarsi in un luogo aperto e visibile a tutti con un bambino al fianco, l'unica cosa che può fare per cercare di non farsi vedere è caricarsi il bambino in spalla e attraversare di corsa il prato. Chi erano queste persone? Hanno provato a fare una riproduzione di quello che hanno fatto, no? Hanno preso un atleta e gli hanno chiesto di correre attraverso, fare lo stesso tragitto che aveva fatto questo essere. E si è scoperto che non è riuscito a correre con la stessa straordinaria velocità con cui l'ha fatto la persona nel filmato. E i testimoni che hanno filmato dicono che da quel che vedevano in distanza, no? Ma non sembrava una persona normale. In qualche modo, cioè che aveva qualcosa di strano, di particolare. E quindi anche questo risulta perlomeno essere, se non una prova, perlomeno qualcosa che dà dei forti sospetti. Comunque devo chiudere anche stavolta. Arrivederci.